Di Maio a Salvini, si decida, da Arcore non può partire il cambiamento. Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi, ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento. Non è da lì che può scaturire un governo di cambiamento, ma solo un governo ammucchiata. Per noi questo film non esiste. Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, M5S, si rivolge direttamente a Matteo Salvini parlando a una iniziativa del Movimento in vista delle elezioni regionali della Valle d'Aosta in programma il 20 maggio. Non è un governo di cambiamento che immaginiamo quello che chiede Salvini, cioè un governo ammucchiata con dentro Meloni, Salvini, Berlusconi e il M5S, aggiunge durante una diretta FB. Questa è la sua idea, non può essere la nostra. Se stanno immaginando questo film per noi non esiste, perché il nostro obiettivo è mandare avanti le lancette, non mandarle indietro. Il leader M5S, rispondendo ai giornalisti, dice che al momento non sono in programma incontri con Salvini né con Maurizio Martina, segretario reggente del Partito Democratico. Ma ribadisce il concetto che i 5 Stelle sono in attesa di risposte, abbiamo registrato le parole del segretario reggente Martina, dice a proposito del PD, e penso siano un passo avanti e aspettiamo evoluzioni interne. Quanto alla Lega, dice invece, se è interessata al cambiamento vengano al tavolo e mettiamoci al lavoro per l'Italia. Di Maio continua dunque nella strategia dei due forni, e del divide et impera, con l'offerta di dialogo alla Lega e al PD in vista di un contratto fondato su punti programmatici comuni, confermando però che nella prospettiva di un'intesa a destra resta una pregiudiziale che si chiama Silvio Berlusconi. Matteo Salvini, segretario della Lega, finora ha ribadito la fedeltà all'alleanza con Forza Italia. La tenuta della coalizione di centrodestra sembra ribadita dalla nota diramata nel pomeriggio, al termine del vertice tra Salvini, Berlusconi e Meloni ad Arcore, dove si focalizzano alcuni punti fermi in vista della nuova tornata di consultazioni al Quirinale. Una in particolare, il premier deve essere espressione del centrodestra che, unito, è stato votato da quasi il 40% degli italiani. Poco dopo lo stesso Salvini va su Facebook e lascia nuovamente aperta la porta, in settimana, scrive, continuerò a dialogare con altri. A cominciare da Di Maio. Subito rintuzzato, però, da Giorgia Meloni, rispetto a chi tenta di spaccare la coalizione, come l'M5S, arrivato secondo, noi diciamo che il premier deve essere espressione del centrodestra. I numeri, per la maggioranza, si cercano in Parlamento. Ma Salvini, da Treviso, è secco, i voti non sono funghi. Chiederemo che sia io il premier, ma non andremo in Parlamento al buio, andremo secche e una maggioranza. Così, mentre nel centrodestra lo scenario post-vertice è tutto fuorché chiaro, più simile a un salto di qualità di uno scontro latente e sin qui malcelato che a una rinnovata sintonia, Luigi Di Maio si rivolge ancora a Salvini via Facebook. Quando Salvini vorrà governare per il bene dell'Italia ci faccia uno squillo, gli diremo se saremo ancora disponibili a lavorare con lui al contratto di governo.